believe it myself. Suddenly I'm up on top of the world. Should have been somebody else. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, it's just me. Just like the light of a new from out of the blue, breaking me out of the spell I was in, making all of my wishes come true. Believe it or not, I'm walking on air. I never thought I could feel so free. Flying away on a wing and a prayer. Who could it be? Believe it or not, qui Fechner. Sono il ranger dello spazio. Sì, ranger dello spazio. Sono esatte le mie decifrazioni? Sì, le ho sotto gli occhi. Sono appena arrivate dalla sezione speciale. Sai, avevi ragione. Certo che avevo ragione. Dovrebbero essere inviate subito al Dipartimento di Stato. Valgono oro. Può darsi, ma non possiamo prendere atto delle tue informazioni senza aver verificato la fonte. Stai scherzando? Ma cosa bisogna fare per avere un po' di credibilità da voi? Beh, io ti credo, ma per gli altri, quelli a cui devo fare rapporto, la faccenda è diversa. Ti introdurrò io, ranger dello spazio. Non aspetto altro, ma voglio un contratto e uno stipendio. Se lavorassi per voi, potrei aggiornare la CIA nella spettroscopia in raggi ultravioletti. È un affare per voi. Ascolta, ti sei collegato con diversi satelliti di sicurezza. Se dovessero scoprirti, capisci che non avresti nessuna via di scampo. Ti ritroveresti nei guai. Centrale, attendo informazioni. Abbiamo individuato nel distretto di Wilshire. Lo stiamo localizzando. Procedete, centrale. Intanto ci muoviamo. Pensi che il KGB non piaccia la mia attività? Non sei divertente. Poi può darsi che il KGB ti stia addosso. Ah, e voi allora? Ascoltami bene, Fechner, voi non potete farmi nessuno scherzo, perché se voi riusciste a localizzarmi entro il raggio di mezzo miglio, avrei mille modi per sfuggirvi. È un telefono pubblico nel parcheggio tra la Sesta e la Brea. Ok, passo e chiudo. Ballantyne. Sono Oscar, passami Fechner. Pronto? Pronto? Ci ha giocati un'altra volta, ha messo fuori uso altri due telefoni pubblici. Credevo che stavolta l'avremmo preso. Beh, non ci rimane che ritentare quando richiama. Ranger dello spazio. Potrebbe essere una mossa dei russi per verificare i sistemi di controspionaggio e avvistamento. Con un codice come ranger dello spazio ho i miei dubbi. Ci ha fornito dell'ottimo materiale proveniente dai satelliti sovietici. Chiunque sia il ranger dello spazio deve essere una specie di genio delle comunicazioni. Credimi, è un genio potenziale. Non so proprio perché si trovi nella mia classe. Hai problemi con la disciplina? No,
No, non mi risulta. Dato il rapporto delle risse trasmittenti a luci intergalattiche rispetto al numero dei mezzi di comunicazione spaziali creati dall'uomo, la probabilità di utilizzare ulteriori satelliti magnetizzati è minima. A me sembra un vero genio. Mia bottoni. Carino. Grazie. Sai, è un tipo eccentrico, si sente a disagio dovunque. Sempre così solo, mi fa pena. Tesoro, ma vai a scuola con il costume? Sì, Bill mi ha detto che passa con alcune impronte per fare delle olografie. Senti, perché non lo inviti da noi questa sera? Ho intenzione di preparare una cena con i fiocchi con il forno a microonde. No, tesoro, forse dovrò restare a scuola fino a tardi. No, non fa niente. Il bello del forno a microonde è che puoi usarlo all'ultimo minuto. Come mai farai tardi? Tesoro, quest'anno la mia classe vuole partecipare alla mostra della scienza e dovrò aiutare i ragazzi. Ma stai scherzando? La tua classe è alla mostra della scienza? Già, è sorprendente. Hanno anche intenzione di vincere. Sai, sono proprio a terra. Ho seguito per bene le istruzioni. Questo affare è morto stecchito. Lo sapevo. Smettila di scherzare, Joy ha lavorato molto a questo momento. Avanti, smettila. Ok, basta con gli ortaggi morti. Ho un progetto vincente, eccolo qua. Ma smettila, che razza di progetto è quello? Ehi ragazzi, venite tutti qua e state molto attenti. Ho sempre voglia di scherzare. Guardate bene la regina di cuori perché vi sparirà da sotto gli occhi. Su, avanti, vi costa soltanto $1. Su, no. Dai, prendi la regina di cuori. Non ho soldi. Avanti, prendi la pollastra. Io non voglio prendere. Allora, che aspetti? Ti ho già detto di no, non insistere. Sentite, dobbiamo fare sul serio se vogliamo andare alle Hawaii. Avete visto che sta facendo la classe di Myerson? Sì, una bomba atomica o qualcosa del genere. Secondo me non vale, noi non ne sappiamo niente di chimica. Ehi, un momento, c'è Tammy, sì. Tammy, tu hai fatto un corso di chimica, vero? Quella volta che volevi diventare infermiera. Ehi, mi stai ascoltando? Cosa? Stai di nuovo fissando quel mostro. Non è un mostro. Sì, Joy, che è un mostro. No, la pollastra di Joy ha perso la testa per un mostro. Non è affatto un mostro, Santa. Joy, mi è venuta una bella idea. Dovresti portare un paio d'occhiali spessi così. Chiudi il becco, e anche tu. Dimmi un po', da quando in qua ti piacciono i mostri? Non mi piacciono, Joy. Ah, davvero? È che non ho mai conosciuto un ragazzo così intelligente. Intelligente? Non diresti così se avessi visto come ha vomitato quando gli abbiamo fatto fumare il sigaro. Sei disgustoso. Lui ci riuscirebbe a coltivare una cipolla nell'acqua. Un momento, Tammy ha ragione, ci siamo. Ehi, ma di che stai parlando? Mi inventerà senz'altro qualcosa di fuori dal comune per la mostra scientifica. Credo di sì. Allen sarà il nostro biglietto per la Hawaii. Già. Non saprei. Ma sì, è il gambe, ragazzo. Ehi, guarda che bella sorpresa. Su, accomodati. Ma dove sei stato? Amica, stavamo proprio aspettando te. Non ci crederai, ma pensavamo proprio a te. Chiediti, su, sta calmo, cerchiamo solo di farti sentire. Dammi la borsa, non te la rubo lì, sai. Quello è il suo furgone, l'ho visto scendere di lì, ne sono sicuro. Chissà dove Cremlino prende sua informazione. Non dobbiamo mettere in discussione il Cremlino. Io non voglio partecipare a nessuna mostra della scienza, è chiaro? Perché? No, ho detto di no. Sono atletici, Ale, non ti piacerebbe far parte del nostro gruppo? Sì, insomma, essere uno dei nostri, ecco. L'ultima volta che l'avete detto mi avete offerto un sigaro. Sì, ma come facevamo a sapere che ti saresti sentito male? Già, altrimenti ti avremmo fatto cominciare con qualcosa di meno forte come le sigarette. Già. Smettila, Paolo. Già, le sigarette. Buongiorno, mister Hacker. Allora, Allen, vuoi spiegarmi cosa è successo? Cercavamo di convincere Allen a sentirsi parte della classe. Per favore, aprite il libro di scienze al capitolo 13. Ah, senta, Mr. Hacker, vede, è andata così. Sì, insomma, la cipolla di Joy è morta, quindi siamo rimasti senza un'idea per la mostra scientifica e allora abbiamo pensato che Allen poteva aiutarci. Già, lei sa che Allen è il più sveglio di tutta la classe e così abbiamo pensato che poteva farlo lui per noi. Tu cosa ne dici, Allen? Vogliono solo che io vinca la mostra scientifica. No, Allen, questo non è vero. Credo che tu sia un ragazzo interessante. Davvero? Già, tutti noi pensiamo che tu sia interessante. Che ne dici, Allen? Hai in mente qualcosa con cui possiamo partecipare alla mostra scientifica? Beh, c'è un progetto a cui sto lavorando, ma è un po' difficile da spiegare. Bene. Sì, certo, è proprio il genere di cose che vince sempre, qualcosa che nessuno capisce. Ci vuoi dire di che si tratta?
Dunque, è un radiotelescopio per rintracciare satelliti orbitali a geosincroni. Un convertitore in grado di tradurre i segnali in codice dalle ricce trasmittenti utilizzate dalle singole nazioni. Le loro orbite sono ellittiche, spesso magnetiche, e io ne ho già rintracciate quasi 30. Oh, magnifico! Mi sembra molto interessante. Scusa, a geo cosa? A geosincroni, signore. Sarà pronto in tempo per la mostra? È quasi finito ormai, deve essere solo montato e collegato. Dobbiamo andarlo a prendere. Nessun problema, lo buttiamo sul furgone del mostro e in 448 è fatta, è semplice, no? Non dobbiamo smontare il Luna Park, ragazzi, stiamo parlando di materiale tecnico e deve essere maneggiato con cura. Beh, certo. Allen, perché non andiamo a casa tua a prenderlo? Così lo portiamo qui e tutti possono vederlo. Ti dispiace se vengo? No, va bene, signor Henley. Hurra! Dobbiamo prendere il mio furgone, signor Henley. È progettato per trasportare apparecchiature sofisticate. Ah, apparecchiature sofisticate, certo. È molto carino. Lui muove, andiamo. Ah, sono senza parole. Hai davvero un'attrezzatura sorprendente. Non se l'aspettava, eh? Posso farti una domanda? Tu sai che la mia classe è una classe speciale per studenti che hanno problemi d'apprendimento oppure ragazzi difficili. Sì, questo lo so, signor Henley. Tu certamente non sei un ragazzo difficile, almeno a quanto mi risulta. È chiaro che non hai nessun problema d'apprendimento. Quello che vorrei sapere è come mai sei capitato nella mia classe. Lo sanno tutti perché uno come me capita in una classe come la sua. Sono un mostro. Perché un mostro? Che dice? Invece è proprio così. Lei come lo chiamerebbe uno che vomita per aver fumato un sigaro? Proprio non lo so, non mi viene il termine. Ma come no? È mostro. Joy e gli altri mi hanno fatto fumare un sigaro. Io ho vomitato e sono un mostro. No, non deve rattristarsi così. Dopo un po' ci si fa l'abitudine e non fa più tanto male. Tua madre e tuo padre ci sono? No, io vivo con mia nonna, ma oggi è andata a un convegno di cittadini anziani a San Diego. Entri. L'apparecchiatura è di là. È la tua stanza? Già. Carina. Santo cielo, è tua tutta questa roba? Sì. Lei prenda quello, per favore. Conosci questi due? Non sono amici di mia nonna. Prendili, ragazzi. Allen, tutto bene? Sì, credo di sì. Ho perduto gli occhiali, è tutto molto confuso, è rosso. Meglio, così le automobili non ci investono. Senti, vedi qualcosa? No, quasi niente. Allora aggrappati a me, ti porto a casa. Sta molto attento, eh?
No, Bill, non avevo idea di cosa stesse succedendo. Vedi, ti ho chiesto di fare un controllo proprio perché i comuni ladri d'appartamento non vanno in giro in giacca e cravatta parlando con un forte accento russo. Russo, sì, esatto. Beh, pensavo ti potesse interessare. No, solo un alunno della mia classe. Si chiama Allen Smith. Potrei dirmi cosa hai scoperto stasera a cena? Sai, Pam preparerà una cenetta coi fiocchi. Sì, frequenta un corso di cucina che si chiama La donna d'affari ai fornelli. Beh, non farti sentire da lei. Ok, ciao. Bene, mettilo pure là sotto. Vado a chiamare il professore, vediamo che ne pensa, Va bene. Ah, Allen, vieni qui, controlla se abbiamo fatto un buon lavoro. Che ne dici? Perfetto. Sì, l'angolo va bene. Ok, andate a metterlo di fuori, verso la montagna. Va bene? Ehi, l'ha detto a me di farlo. Non è vero. Sì, ragazzi, fate attenzione. È solo un ombrello, potete farlo tutti e due. Tu prendi l'ombrello e tu prendi il cavo. Allen, ho qui questa scatola di raccordo. No, questo è il sintonizzatore. Mettilo. È il sintonizzatore, non lo vedi? Segui, Tyler, devi attaccare questo. Ecco fatto. Ci siamo. Hawaii, aspettate, ci stiamo arrivando. Ma di cosa parli? Questo è soltanto un comunissimo ombrello. Ma hai visto che altro c'è là dentro? Vinceremo, ne sono sicuro. Che vedremo sul monitor? Che cosa vediamo adesso? Ah, giusto, satelliti meteorologici a 20.000 piedi di altezza. Davvero? Ehi, Allen, è tutto sistemato. Ehi, Mr. H, venga qui, stiamo per vedere come funziona il congegno di Allen. Ecco qui. In diretta dal satellite meteorologico. Sembrano le previsioni del tempo in TV. No, Joey. Le previsioni del tempo sono registrate. Questa è in diretta. Sta succedendo in questo momento. Viene trasmesso da un satellite di questo emisfero. Voglio dire, la Terra è proprio così in questo istante. Wow! È tutto qui. Un mucchio di nuvole e basta. Perdona loro, signore. Beh, ci vediamo tutti qui domani, Ciao. Cercate okay. di venire presto per la mostra. A domani. Signor Henley. Arrivederci. Allen, ti confesso che sono molto stupito. È fantastico. Grazie, Mr. Hack. Beh, sei pronto? Certo. Mi segui col tuo furgone? D'accordo. Ok, andiamo pure. È molto gentile ad ospitarmi per la notte, signor Henley. Ma è certo che sua moglie non obietterà niente. No, sarà molto contenta, credimi. Vedi, frequenta un corso di cucina e quando le dicono di esercitarsi è molto contenta ad avere gente su cui sperimentare i suoi nuovi piatti. Non ti dispiace di fare da cavia, non è vero, Allen? Grazie, seguimi. Ma è pazzesco. Vediamo. Dunque, il tasto tempo, poi la messa a zero e la cottura. Poi premo messa a zero finale e accensione. Avanti, stupida macchina, devi cucinare, coraggio! Pam! Ralph! Sono in cucina. Che fai? Tesoro, non funziona. Che profumino. Questo è Allen, te ne ho già parlato. Salve. Allen, piacere di conoscerti. Ho tutta questa buona roba da mangiare. Un forno stupendo, ma non si accendono nemmeno le luci. Ha premuto messa a zero? Sì. Poi tempo e poi cottura? Sì. E anche messa a zero finale? Sì, messa a zero finale e poi accensione. Deve esserci un corto. Mi scusi. Signora Henley, posso usare il suo cacciavite? Sì, certo. La ringrazio. Ma che vuoi fare? È una sciocchezza. Questo forno a microonde è nuovo, è ancora in garanzia. Grazie. Mi scusi. Non vorrei che magari... Stia tranquilla. Sì, nel circuito di programmazione c'è un filo che porta al termostato che intralcia... Preme sul relè dell'input e del messaggio. Guarda, Ralph, funziona, le luci si accendono. Grazie infinite, Allen. Di niente, signor Henley. Grazie a lei di volermi ospitare per la notte, signora. Grazie a te per avermi aggiustato il forno, Allen. Di niente. Signor Henley, potrebbe indicarmi dove è il bagno? Ah, certo, Allen. Devi uscire di qui, attraversare il soggiorno e poi a sinistra. Grazie.
Un genio, eh? Ha un gran cervello. Tesoro, aspetta di vedere il banchetto che sto preparando per stasera. È molto divertente. Ragazzi e ragazze, c'è nessuno in casa? Da questa parte, Bill. Sì, spero che tu abbia fame, perché tra pochi minuti potrai sederti e gustare una cena con i fiocchi grazie alle meraviglie della scienza moderna. Ah, hai intenzione di servire dei piccoli polli rachitici con patate nane, eh? Beh, io i pomodori non li voglio. Non sei obbligato a mangiarli. Ok, adesso state a vedere. Bill, hai trovato niente riguardo a quelle informazioni? No, niente su quei tipi, Ralph. L'unica traccia è il tuo ragazzo, Allen Smith, che tra l'altro non esiste, cioè ce ne sono 35 nell'elenco, ma nessuno corrisponde alla descrizione o abita in quella strada con una nonna che è andata a un convegno di cittadini anziani. L'indirizzo che mi hai dato corrisponde a una casa che appartiene allo Stato perché deve essere demolita. È stata confiscata e sigillata. Cosa? Ah, si stanno già adorando. E quindi penso che dobbiamo mettere il ragazzo sotto torchio, farlo cantare a tutti i costi. Può darsi che lavori con i russi, potrebbe essere un agente a riposo temporaneo. Avanti, Bill, quel ragazzo ha soltanto 16 anni, non voglio rovinare. Certo, lo so, ma cos'è? La cena è pronta. Senti, avvocato, perché non provi un'altra scuola di cucina? È stato in forno soltanto 3 minuti e mezzo. Magia del forno a microonde, caro Bill. Oddio. In sole 3 lezioni. Premi il tasto attesa, per favore, tienilo in caldo, eh? Ralph e io dobbiamo fare una piccola conferenza sulle bugie con i ragazzi. Cercate di sbrigarvi. Ascolta, Fechner, cominciavo a fidarmi di voi. Perché avete mandato quei gorilla? Avete abusato della mia fiducia. Ranger dello spazio, io non c'entro con questa storia, ma ti avevo avvertito che saresti finito nei guai. Eh sì, più corretto. Sai tutto di questa storia, Fechner, a chi credi di darla? A bere. Salve. Pronto? Stavo cercando di telefonare a mia nonna. Che però non esiste. Adesso basta, Allen, o come ti chiami, forse riuscirai ad ingannare il tuo insegnante, ma ti garantisco che non ingannerai l'FBI, chiaro? E adesso tu e io faremo una piccola conversazione. Non essere duro, Bill. Pronto? Scusa, l'abbiamo già rintracciata? Quasi. Quando l'avrai individuata, muoviti. Allen, sappiamo che ti trovi in qualche pasticcio e ti vogliamo aiutare, ma devi essere sincero. Potresti cominciare col dirci il tuo vero nome, sarebbe utile. Mi chiamo Allen Lombric. Ho sempre odiato il mio cognome perché da piccolo mi chiamavano Lombrico. Tutta la mia infanzia è stata un vero disastro. Ragazzi, ancora qualche minuto e sarà tutto pronto. È per questo che hai cambiato cognome. Ralph, ti dispiace togliere gli abbaglianti. Ha cambiato nome perché si sta nascondendo. È chiaro che c'è sotto qualcosa. Vuole smetterla di usare questi toni. Ma come fa la gente come lui a entrare nell'FBI? Non facci caso, Allen. Vediamo se ho capito. Tu sei scappato da casa e da allora sei andato a vivere da solo. Già, me ne sono andato da Pomona prima dell'inizio della scuola. Non sopportavo più i maltrattamenti dei miei. Sono un ragazzo fuori dal comune e non andavamo d'accordo. Avanti, gente, prendete posto. Tesoro, veniamo fra un momento. Come sei entrato in quella casa? Era sigillata. Ho tolto le assi dalla finestra sul davanti. Quest'estate ho lavorato in un ufficio della contea e ho avuto accesso a molti computer. Ho scoperto che c'erano quelle case abbandonate e ho pensato di abitarci prima che qualcuno se ne accorgesse. E poi mi sono iscritto al Watney, ma ho sbagliato la programmazione del computer e ora sono nella sua classe. Invece volevo iscrivermi al corso di calcolo con Bentley. Mio Dio. Coraggio, ragazzi, la cena è pronta, non c'è nessuno che ha fame. Vieni. Guardate, sorpresa. Allen, Bill. È molto bello, tesoro. Grazie. Siete. Sono i russi! Non sparate! Non sparate! Da questa parte. Ehi, fermo, Lombrico, aspettami. Sono scappati dal retro! Fuori! Fuori!
C'è contatto. Il dispositivo di ricerca si è staccato. E voi chi siete? Oscar, della CIA. Tu ora vieni con noi, Ranger dello spazio. Volevi prendere contatto e ci sei riuscito. Ma finché non ci avrai detto la verità, noi non potremo aiutarti, Ranger dello spazio. Ve l'ho già ripetuto, io non sono il Ranger dello spazio e non ho bisogno d'aiuto. Sai una cosa? Secondo me quel costumino rosso è un tocco veramente originale. Soprattutto il mantello. Si lava e si stira da solo oppure ha bisogno di essere portato in tintoria? Ascoltate, io sono un insegnante. Sto organizzando una mostra della scienza e questo è uno scherzo per intrattenere il corpo insegnante. Vuoi dirci dove sono quelli che hanno sparato ai miei uomini dalla tua casa? Non lo so. E non sai niente di decifrazioni di codici sovietici né di intercettazioni dai satelliti? No, infatti. Ascolta, Ranger dello spazio. Tu hai rubato informazioni da uno dei più sofisticati satelliti sovietici mai messi in orbita e hai perfino intercettato le nostre. Non è molto difficile rintracciarti, basta trovare la tua frequenza. Questo significa che se ti abbiamo individuato noi, possono riuscirci anche i russi e quelli non scherzano. Devi collaborare con noi. Altrimenti potrebbe accaderti qualcosa di molto spiacevole. Se lo fermate, dovete formulare un'accusa. Signor Ballantyne, io sono l'avvocato di Ralph Henley. Però è anche sua moglie. Questo non la riguarda. La legge non lo proibisce. Allora vuol dirmi di cosa lo accusate? Signor Henley, questa faccenda riguarda la Central Intelligence Agency. Non appena lo avremo interrogato, lo lasceremo andare. Lo avete tenuto qui tutta la notte. A quante domande deve rispondere Il mio cliente? Mi scusi. È appena arrivato dal laboratorio. I grafici vocali del Ranger dello spazio non corrispondono a quelli di questo tizio. No, è vero. Sua moglie è un avvocato ed è di là che mi sommerge di proteste. Secondo me dobbiamo lasciarlo andare, altrimenti potremo passare dei guai. Allora, puoi andare. Grazie. Perché lo rilasci? È una mossa calcolata? No, non è il Ranger dello spazio. I grafici delle voci non corrispondono. Però lui lo conosce perché la telefonata veniva da casa sua. Voglio che lo pediniate. Ok, chiamerò Bark e Babcock e affiderò loro questo compito. Bene. Del resto anche un deficiente saprebbe pedinare un tizio con la calzamaglia rossa. Ma hai portato i vestiti? Sì, sì, li ho lasciati in macchina. Ah, magnifico. Mi dispiace, scusami. Li ho dimenticati per la fretta. Senti, sono sicuro che mi sorveglieranno, quindi tu va giù, prendi la macchina e aspettami all'angolo, d'accordo? D'accordo. Sta attento. Ma chi è il Ranger dello spazio? Beh, immagino che sia Allen. Hanno parlato di codici, di satelliti e di russi. Probabilmente tutto si ricollega col dispositivo di intercettazione radio che ha costruito Allen. E tu l'hai detto a quelli della CIA? No. Non ne ho avuto il coraggio. Voglio prima parlare con Allen. Ha passato tutta la notte con Bill. Non credo che sia stato uno scherzo per lui. Ok, ora basta. T'ho preso, sporco topolino. Ma cosa state facendo? Tu cosa stai facendo? Ma noi stiamo giocando a guerre spaziali. Alle 7 di ieri sera ero sotto di $10. Ora mi sto rifacendo. Dai ragazzo, gioca. Signorelli, ha sfondato la porta. I cardini sono difettosi. Senti Ralph, ti dispiacerebbe tirarla su? Sai, ho dei vicini. Ma Bill, avete giocato con i videogames tutta la notte? Che cosa ti aspettavi? Il ragazzo era talmente scosso dopo la sparatoria da film western in casa tua che ha vomitato 3 volte e ha cominciato a balbettare. Così siamo passati a casa sua a prendere dei vestiti e lui ha portato questo. Se non altro l'ha calmato. Dove sei stato tutta la notte? Sono stato alla CIA a rispondere a un mucchio di domande sul Ranger dello spazio. Sei stato alla CIA? Allen, ci vuoi parlare un po' del Ranger dello spazio? Sono certo che di questa storia tu ne sai molto di più di noi 3 messi insieme.
Ok, ok, d'accordo. Avete di fronte il ranger dello spazio venuto da Mostronia. Allen, hai messo un mucchio di persone in grosse difficoltà. Chi erano quei tizi che t'hanno inseguito oggi? Credo che fossero agenti del KGB. Cosa? Del KGB? Ma di che cosa stai parlando? Il KGB? Allen, ma perché? È tutto collegato al progetto che ha realizzato per la mostra scientifica della scuola. Perché? Cosa ha costruito? Un sottomarino nucleare? No, solo un radiotelescopio realizzato mettendo insieme dei pezzi trovati qua e là. Dei pezzi trovati qua e là con cui riesce a decifrare i codici sovietici. Ho scoperto alcuni codici basati sui numeri primi trasmessi da un satellite sovietico. Non volevo intromettermi nel loro sistema. È stato un caso. Allen, spiegaci cos'è questa storia del ranger dello spazio. È il mio nome in codice usato per fornire informazioni alla CIA. Volevo soltanto un lavoro, ho sempre desiderato poter lavorare per la CIA. Stavo cercando di guadagnarmi un po' di credibilità, tutto qui. Allen, cerca di guadagnarti un po' di credibilità anche con noi. Bravo. D'accordo? Sei in un gran bel pasticcio, ragazzo, un gran pasticcio, te lo garantisco. Ok, ascolta, Allen, io sono un avvocato. Tu sei minorenne, se sarai sincero con noi, forse potremo tirarti fuori dai guai. No, un momento, ragazzi e ragazze. Fermiamoci e precisiamo una cosa. Qui non stiamo solo parlando di mandare Allen in camera sua perché ha fatto il cattivo. Stiamo parlando di KGB e di intercettazioni dai satelliti. E la prima cosa da fare è trovare l'aggeggio che questo genio ha costruito. Dove si trova? Ehi, ragazzi, chissà dove è Mr. H, sono quasi le 8. Forse è andata a comprarsi una camicia hawaiana. Sapete, comincio a pensare che non vinceremo mai. Lo escludo, ho dato uno sguardo agli altri progetti. E somigliano tutti alla cipolla morta di Joy. Questa volta lo prenderemo. Teniamoci pronti. Spero che il mostro si faccia vivo, altrimenti uno di noi dovrà capire come si fa a far funzionare questo mucchio di provette. Ma no, Allen verrà, ne sono sicura. Vincere questa mostra è una cosa di cui essere fieri. E tu ci tieni più di lui. Mi fa impazzire il modo in cui ti comporti con quel mostro. Joy, smettila. Sono solo gentile. Voglio dire, lui ci ha aiutati, no? Adesso sì che abbiamo bisogno d'aiuto. Sta arrivando il signor Knight. Buongiorno. Salve, signor Knight. Salve. Signor Knight. L'iscrizione per la classe del signorelli, eh? Dov'è il signorelli? Dovrebbe arrivare da un momento all'altro. Mi dispiace, non possiamo aspettare. Il regolamento della mostra della scienza del liceo Watney dice chiaramente che le iscrizioni vanno registrate prima che suoni la campanella. Quindi mi occorre una spiegazione del vostro progetto. Devo sapere le sue funzioni e le sue proprietà. Beh, è molto facile, signor Knight. Vede, non fa che, voglio dire, le sue proprietà funzionali sono... Su, continui. E Paco sta cercando di dire che la bellezza di questo progetto è la sua semplicità, in altre parole. È come coltivare una cipolla in una vaschetta per pesci senza luce. Esatto. Ora probabilmente lei si starà ponendo la stessa domanda che mi sono posto io. Perché queste piante all'apparenza crescono più rapidamente quando gli vengono somministrate dosi abbondanti di Led Zeppelin in contrasto con il loro rapido deperimento quando viene suonata della normale musica o più precisamente la musica di Frank Sinatra? In realtà non c'è dubbio, questo è il prodotto della decadenza occidentale. Le è mai capitato di pensare all'elasticità strutturale dei materiali da costruzione ad ultraluce e alle loro specifiche qualità riflettenti come il caldo e il freddo? Davvero affascinante. Abbiamo seguito Henley fino a questa scuola. Speriamo di riuscire a catturare il ranger dello spazio. Sì. Vuoi un punch? Perché non ti sei limitato a mettere la tua invenzione a disposizione della CIA, l'ombrico? Mi capisci ora, signorelli? L'ombrico, molto divertente. Bill, non prendere in giro il ragazzo, chiaro? Devi ammettere che se fossi stato leale con la CIA, tutto sarebbe stato più facile. E secondo voi la CIA prenderebbe sul serio un ragazzino mostro che si chiama Allen Lombrica? Ne dubito molto. È vero, hai fatto qualche errore, però dovresti essere orgoglioso di aver costruito un apparecchio del genere. Davvero, dovresti essere orgoglioso, sicuro.
Già, quando mi avranno mandato al riformatorio potrò fondare il mio club, i fissati della scienza e i mostri del computer. Forse avrò persino un periodico. Ma che dici, Alan? Nessuno ti manderà al riformatorio. Beh, andiamoci piano, io non ne sarei così sicuro, Ralph. Bill! Va bene, però per prima cosa la tua apparecchiatura sarà consegnata alla CIA. Il giovane Lombrick qui presente verrà chiamato a rapporto per una lavata di testa, in modo che non gli salti in mente di costruire una bomba al neutrone con spago da imballaggio e un tostapane rotto. Ma come fai a sopportarlo? Stavo giusto raccontando a Clarence quando vinsi la mostra scientifica. Vinsi il premio della Whipple Corporation per il mio studio sulla riduzione dell'attrito nel meccanismo interno delle ruote dentate. Ah, mi rendo conto che non è una gran cosa, soprattutto alla luce di ciò che Clarence ha fatto. Ah, senti, papà, lascia stare. Oh, figliolo, dovresti essere orgoglioso del tuo lavoro. Una valigetta per documenti ed energia solare. Clarence sicuramente ha preso da suo padre, non crede? Ah, sì, sicuramente. Vogliate scusarmi? Ah, signorelli, sono molto felice che partecipi a questa mostra. Stavo quasi per squalificare la sua classe, lo sa? Quello è Henley e quello vicino deve essere il ranger dello spazio. È lui. Mi dica, signor Henley, con che cosa partecipa la sua classe? Non muovetevi! Il ragazzo viene con noi! Non pensa a loro, dietro al ragazzo! Ti dia le sue generalità! Maxwell, FBI, voi chi siete? Henry Fechner, della CIA! Sono William Oscar della CIA, Maxwell, metti via la pistola! Spero che non sia tu il ranger dello spazio, perché saresti nei guai. E da quando in qua la giurisdizione della CIA comprende anche le mostre scientifiche di un liceo? Ranger dello spazio, ma finitela, mi avete preso per uno scemo. Dov'è Allen? Se l'è data a gambe quando hanno cominciato a scaricare tutto quel piombo, signore. Ho notato che aveva due scagnozzi alle costole. Oscar, è meglio che chiami rinforzi. Vediamo se riusciamo a prenderlo. Ora prendi qualcosa che appartiene all'ombrico. Fa un'olografia oppure il ragazzo vincerà la mostra scientifica di Mosca. Salve, io faccio parte del progetto scientifico della mia classe. Indosso questo perché sono un'antenna umana. Se ha una radio le faccio vedere. Tieni un momento, per favore. Certo. Bill, Delaware Park. Hanno preso Allen e c'è un elicottero. Ok, vallo a prendere e tienimi informato. Tesoro, senti, assicurati che qualcuno si prenda cura dei ragazzi. Ho trovato i russi. Ricevuto, Ralph, li seguo. Pensa all'elicottero. Facendo uno sbaglio, io non sono che un liceale, lasciatemi andare! Sta zitto! Ah!
Coraggio, alzati. Ma che succede? Aspetta qui. Fermi dove siete, FBI! Non muovetevi! Via le pistole! Buttatele dal finestrino! Svelti! Ho detto svelti! Non ci sentite? Avanti, coraggio. Va bene, fermi così adesso. Che cosa guardate? Ah, lui? Beh, che vi posso dire? Forse quando andava a scuola ha vinto la mostra scientifica. Sai una cosa, Ralph? Per me è rimasto ancora un grande mistero il fatto che un genio patentato come Lombrich sia finito in una classe piena di cervelli nani. Te l'ho già detto, è stato un errore. I ragazzi d'oggi non sono disadattati solo scolasticamente, ci sono mille motivi per cui finiscono nella mia classe. Ah, sì, certo. Furto di automobili, rock and roll, surf, eccetera. Sapete, per un ragazzo intelligente come Allen deve essere difficile fare amicizia con qualcuno. Ah, avanti, avvocato, è soltanto un genio. Non ha avuto difficoltà a comunicare con me una volta che ha saputo che avevo il distintivo. Allora, i miei genitori verranno nel pomeriggio per riportarmi a Pomona e il signor Knight ha detto che se finisco gli studi mi appoggerà nella domanda di iscrizione al programma di studi della Californian Technology. Hanno una facoltà di astrofisica che è uno schianto. Astrofisica, sì, è sempre stata una delle mie materie preferite. Bill, smettila. Avanti, signor Maxwell, la finisca con queste battute. Ah, d'accordo. Ma no, Allen, Bill ti sta solo mettendo alla prova. Infatti proprio questa mattina è andato dai suoi amichetti della CIA a parlare di te. Hanno detto che se finirai il liceo e non avrai guai con la giustizia, cioè se non finirai in prigione, forse potrebbero aver bisogno di uno come te per la sezione speciale di ricerca. Davvero? Ma come ho detto, la signora non deve finire in prigione, quindi basta con lo spionaggio, Allen. Ma che cosa significa? Beh, Mr. H, ci rendiamo conto tutti quanti che se non avessimo coinvolto Allen per cercare di vincere il viaggio alle Hawaii, sì, ecco, la sua invenzione non sarebbe distrutta. E allora, ta-ta-ta-tan, abbiamo raccolto tutta la roba da geni che siamo riusciti a trovare e così potrei costruire un altro geno, un geo... Sì, insomma, un affare geno-sincretico. Forse potremo vincere il viaggio l'anno prossimo. Grazie. Grazie tante. Ma potrei costruire qualcosa con tutta questa robaccia. C'è il vecchio tostapane di mia madre, il vecchio amplificatore di Paco e quello che rimane di un videogame. C'è anche un telefono nudo.